Tempo fa abbiamo fatto una promessa e ogni promessa è debito. Vuoi spiegarci? Tempo fa, per voi affezionati che ci seguite sul canale, siamo stati al panificio Bonci e abbiamo detto che a 3000 visualizzazioni vi avremmo portato anche Pizzarium. Ma il video ne ha fatte 34.000. Che fenomeno. Quindi, un applauso a Bonci più che a noi. Quindi, siccome ogni promessa è debito, finalmente ce l'abbiamo fatta e oggi, 25 aprile, siamo da lui, da Pizzarium. Quindi a mangiare la teglia romana del maestro Bonci. Il problema è che mi preoccupa una cosa, gliela famo vedere? Che famo nonostante vedere. Siano le 3 di pomeriggio, gliela famo vedere. Diciamoglielo. Quello mi preoccupa. Nonostante siano le 3 del pomeriggio, la fila è per l'appunto questa qui. E noi che abbiamo detto andiamoci un po' più tardi, che così magari non la troviamo la fila. E invece no. E invece no, perché da Bonci la fila c'è sempre. Se non c'è fila, non mangi. Se non c'è fila, vuol dire che è chiuso. Che è chiuso. E quindi noi ci armeremo di santa pazienza e andremo a prendere il numeretto per voi. Vai tu per me. Vado io. Calcola che sono uscita io vincitrice, perché stanno al numero 84 e noi abbiamo il numero 18. Okay. Quindi vuol dire che devono prima arrivare a 100 e poi devono arrivare a 18. Quindi abbiamo circa una quarantina di persone davanti, che credo che sia tutto quel bordello che sta lì. Ma scusa un attimo, di solito i food blogger non saltano la fila, non mangiano gratis. Bisognerebbe attivare tipo un salta la fila, capito? Ma che brutti food blogger che siamo, ma non valiamo niente. Ma che food blogger sono, che sono arrivata lì dentro e ho preso il numero come tutti? E dopo un'ora e mezza di fila, mortacci mia, lo posso dire, mia proprio, eh? La prima e l'ultima volta da Pizzarium, solo per voi. Cioè, perché erano le 3 e 10 circa, sono le 4 e 30, cioè le 16 e 30. Abbiamo fatto un'ora e 20 di fila. Perché, vi ricordate quando abbiamo detto stiamo al numero 84 e noi siamo il 18? Sì. Ma poi è arrivato il numero 1 della lettera D. Noi eravamo il 18 della lettera E, quindi abbiamo aspettato che da 1 tornasse a 100 e poi a 18. Quindi ci siamo fatti 120 circa persone di fila. E finalmente possiamo aprire. Aprire e mangiare. Si sente dalla mia voce che sono molto contrariato? Meno male che c'è lei. L'unica gioia, guarda. Senti, che abbiamo qui? Partiamo allora, da questa. Partiamo da quella che è con le cipolle, il primo sale e il sesamo. Poi andando in giù ne abbiamo una con le patate, i carciofi e la ricotta. Poi abbiamo la ricotta e la spianata veneta. Esatto, no, la soppressata veneta. La soppressata veneta, abbiate pietà di me. E poi ne abbiamo un'altra che invece è con i carciofi e la crema di coratella. Ci siamo andati leggeri, insomma. A merenda tocca farla bene. Allora direi di cominciare con l'ordine di prima, quindi con cipolla e primo sale. Guarda la struttura dell'impasto dei Bonci. Impasto croccante, il crunch si sente e il sapore. Me l'aspettavo un pochino più con più personalità, invece è molto delicata. Interessanti i semini di sesamo di sopra. Mi sa che siamo partiti con quella meno buona, che meno buona significa solamente che le altre saranno delle hit. E te che volevi tutto apparecchiato. Io mi sono tipo appoggiata in malo modo. Abbiamo preso un pezzone fighissimo, che è quella con le patate, i carciofi e la ricotta. Questa è quella che ho adocchiato subito. Sì, ho detto, stavamo questa tremando, la voglio, perché finiva. Guarda che bella struttura che c'ha. Proviamo? Sì. Ti è piaciuta quella di prima? Molto buona, sì, io non ve l'ho detto, però molto buona. Un po' prevalente la cipolla rispetto al primo sale. Io diciamo che... Però molto, molto liscia. Però come poco sapore. Decisa, vero? Sì, poco decisa. Mancava un tocchino delicata. Di... Forse un tocchino di personalità, si può dire. Di sale. Di De sale. Vai, va. Oh! Questo è decisamente meglio. C'è parmigiano sopra anche. È di qualità sta ricotta. Ma senti pure il carciofetto? Che si poi, sente in sottofondo? In realtà senti tutto, e anche le patate, il carciofo tanto, la ricotta perché ce ne sta tanta,
Questa è buona. L'impasto è di una lievitazione straordinaria, è molto morbido, però è di un croccante, cioè fa proprio un crunch. Ma che farina usa lui? Perché la vedo un pochino più scura. Sì, sembra quasi un mix, cioè sembra quasi un integrale, perché vedo i puntini proprio dell'integrale. Ma sta ricotta e sti carciofi, quanto sono buoni? Eh? Non lo so, io ho finita. Il problema è che servirebbe un piatto per questa pizza, perché come tutte le pizze di Bonci, è pieno di condimenti e quindi è difficile mangiarle in modalità street. Lui lavora con tanti piccoli artigiani, magari la ricotta la prenderà un'azienda, i carciofi li piace un'altra azienda e così via con tutte le cose. Infatti lavora in modo molto stagionale e i prodotti cambiano sempre, la vetrina è sempre differente e la fila, quella c'è sempre invece, cambia tutto meno che quella. Quella è incostante. Questa qua mi ricorda tipo la mia infanzia, perché carciofi e crema di coratella. E anche la prova crunch è superata. Ci sta un centimetro di carciofi ben cucinati, molto morbidi, e nello stesso tempo la coratella prevale su tutto, perché essendo in crema avvolge tutta quanta praticamente la parte superiore della pizza e il carciofo sposa benissimo. L'assaggio anch'io. È bella pesante, eh? C'è ragione che so 2 centimetri di roba qua sopra. Senti che questa è la più buona secondo me tra le tre fino adesso. Sicuramente anche la più decisa. Se alla prima gli mancava la personalità, a questa c'è pure la vende. Potrebbe non piacere a tutti, perché comunque la coratella si sente. Quindi c'è anche un telefono che squilla. Te chiamano. Dicevo, potrebbe non piacere a tutti, ma a me piace. La coratella si sente tanto ed è buona. Però vorrei dire una cosa, perché comunque prima stavo al primo o al secondo morso, devo dire che forse di crema di coratella ce ne sta un tantino troppa. A me piace, ma quando arrivi a mangiarti tutta la fetta prevale un po' troppo sopra il carciofo e infastidisce forse un pochettino, perché veramente è tanta. Forse un po' di meno, ecco. E ora andiamo con l'ultima, quella con la soppressata veneta, base pomodoro e ricotta. E comunque è troppo bello. Prima ho detto, facciamo l'ordine in cui l'avevamo introdotte e descritte. Mi sa che poi l'ordine molto è andato... Molto probabilmente no, l'ordine non era questo. È andato a quel paese l'ordine. Però vabbè, che ci frega dell'ordine. Tanto tutto nello stomaco va. Vai. Che buona. Sto salume è tanta roba, È tanta roba. Spicca tanto. Spicca su tutto. E la base di pomodoro è buona, Si vede che pure qua usa comunque un pomodoro buono. Buona. Oh. Mi è volata della ricotta. Meno male che non è sulle mie scarpe. Ma questa è quella un pochino più umida o sbaglio? Sì, perché c'è comunque il pomodoro che bagna un pochettino la base, no? È rimasta un pochino più umida questa rispetto alle altre. Il crunch però c'è ugualmente, Poco fa si è arrabbiata, perché ho trovato una piccola pecca a quella con la coratella e i carciofi. A me piaceva. Ma io non ho detto che non è buona. Io ho detto che però secondo me c'era un tantino troppa crema di coratella. Che è buona. È buona, mi rimangio tutto, va bene così. Il crunch però, cioè, lui semina ricotta. Ti faccio la mia piccola classifica tra queste quattro. Prima questa qua, base patata, ricotta e carciofi. Seconda, quella con il salume, quello veneto, la soppressata. Poi quella con la crema di coratella. E ultima. L'ultima. Non è il boccone, è la suspense. E ultima, quella con la cipolla e il primo sale.
ma semplicemente perché, ripeto, era poco decisa, ecco, mi aspettavo qualcosa in più, però tutte buone come sempre, Bonci comunque non delude mai. Ovviamente la sua classifica non è la mia, ma io la mia non ve la dico, sono 32 euro. Non so se si vede, però... Salute! Salute! Vabbè, dai, c'è un altro. Ho 5 minuti così, Basta. Avverto, ho finito. Avverto. Ah, 32 euro. Si sa che comunque... Beh, diciamo che costicchia, le pizze stanno tutte sui 30 euro al chilo, tranne una che sta a 40, che mo non mi ricordo qual era. Infatti alcune stavano pure più alte, una pure a 45. Sì, sì, questa, una di quelle che abbiamo preso noi era a 40. Un po' si paga il nome, un po' si paga comunque il peso della pizza. Eh sì, perché comunque pesavano. Ogni quadratino sì, ogni pesa slice, tanto. Guarda, era da 300 grammi più o meno. Perché ovviamente più la riempi, cioè più la carichi di sopra e poi più, su, più pesa sulla bilancia. Quindi è normale che poi sembra che paghi tanto, ma in realtà è perché comunque pesa. Ci sta ricerca proprio nelle materie prime, nei produttori. E poi comunque ripeto, Bonci e Bonci, Bonci e si paga. L'impasto è l'impasto. L'unica cosa che mi fa storcere il naso è sempre sta fila. Diciamo che sì. Oggi un'ora e mezza è tanto, ragazzi. Consiglio che posso dare: non ci venire in giorni di festa. Perché io ci sono venuto altre volte, de fila ne fai, ma non come oggi. Erano le tre, nonostante questo c'era un botto di fila. Quindi se è festa non ci venite, non lo fate, non ci venite. Aspetta, devo dire le mie cose, mettete like, iscrivetevi al canale e lasciate il commento. Se sarà brava. Comunque da quando dici queste cose a me il video non mi commenta più nessuno. Non commentate, non mettete like, fatevi i cazzi vostri e andatevene a casa. Ciao!